Allora ragazzi, voglio ringraziare la macelleria Tavanot in piazza Cavour che mi ha dato questa costata per fare le costine. Io ho fatto la video ricetta, guardate come si stacca la carne, guardate. Ok ragazzi, allora il primo passaggio da fare è eliminare questa membrana, ok? Quando si fanno le costine, il primo passaggio è eliminare questa membrana con un cucchiaio, ok? Lo muovete così e eliminiamo questa parte. Ok, allora adesso per farla marinare questa costina andiamo a metterli praticamente da tutte le parti. Abbiamo sale, aglio in polvere, paprika dolce, pepe, olio, vino e spezie. Un goccino di olio. E di nuovo mettiamo un po' di sale, un po' di aglio in polvere, un po' di paprika dolce e di nuovo un pizzichino di pepe. Un goccino di vino e andiamo anche qui a massaggiarla, che sia tutta quanta bella unta. La massaggiamo bene, ok, con le sue erbettine così, e la lasciamo un'oretta e mezza a marinare. Ed ecco qua, dopo che vengono rosolate, trasferite nella teglia e le andiamo a cuocere a 150 gradi almeno un'ora e mezza, un'ora e 45 minuti è pure meglio. Perfetto, andiamo. Qui ho rosolato le costine, quindi nel fondo che si è creato, io adesso come parto con questa ricetta del barbecue? Ci sono veramente tantissimi ingredienti, si possono fare in parecchi modi la salsa barbecue. In questo caso io adopererò del burro, della cipolla, dello zucchero di canna, del concentrato di pomodoro, paprika dolce, pepe nero, senape, aglio in polvere, sale, passata di pomodoro. Ok? Ovviamente non può mancare tabasco e Worcester. Quindi ora vi faccio vedere come parto. Nella padella dove ho rosolato le costine di maiale mettiamo un po' di burro. In questo modo qua, 4 pezzettini di burro e facciamo sciogliere. Aggiungiamo anche di qua un goccino di olio, quindi 2 manciatine di zucchero di canna e continuo a fare andare la padella. Quindi tutto il fondo si stacca, si amalgama tutto insieme e vado a rubare anche il sapore ovviamente che c'è sul fondo della padella. A questo punto, dopo che ho aggiunto lo zucchero, aggiungo della cipolla. Quindi la cipolla la facciamo andare in questo modo. Alzo un po' il fuoco. Vedete che si è staccato tutto il fondo di cottura, quindi si è amalgamato praticamente già tutto. Quindi il fondo si è staccato. Facciamo andare una ciotolina intera di pomodoro. Quindi una ciotolina intera di pomodoro. Dopo che abbiamo aggiunto il pomodoro andiamo a abbassare leggermente la fiamma e ad aggiungere anche gli altri ingredienti, quindi un bel cucchiaino di concentrato di pomodoro. Andiamo intanto a mischiare bene il concentrato di pomodoro. Voilà. Andiamo a mischiarlo bene. Poi andiamo ad aggiungere, in questo momento gli andiamo ad aggiungere un po' di aglio in polvere, qualche goccia così, ok? Di Worcester. Stessa cosa facciamo con il tabasco. Andiamo ad aggiungere qualche goccia così di tabasco. Un goccino di ketchup,
così, ne andiamo ad aggiungere un bel cucchiaino di paprika dolce, così, e ovviamente andiamo a mischiare. Adesso ovviamente fuoco basso. Ok, allora ragazzi, trascorsi all'incirca 30 minuti, questa è la salsa di barbecue. Guardate com'è diventata. Ovviamente non è quella marrone che voi comprate in giro già pronta, questa qua è un pochino più artigianale ovviamente. E andiamo a vedere la carne. L'ho fatta cuocere, 2 ore e un quarto, 2 ore e un quarto, così sono sicuro del risultato. Andiamo a vedere com'è diventata. Quindi togliamo la pellicola. Tolta la stagnola, cosa facciamo? Questo è il risultato della carne in questo momento. Però la ricetta prevede che... Guardate come si stacca la carne, guardate. L'ho fatta cuocere veramente a bassa temperatura, ma si può fare anche a casa, guardate che roba. È perfettamente morbidissima, bellissima. Questa è la salsa barbecue. Voglio ringraziare tutti quanti ed ovviamente appunto la macelleria Tavanotto per la carne che mi ha concesso. Grazie mille, provatela a casa, continuate a seguirmi e io me la mangio.